massiccia manifestazione a cui hanno partecipato centinaia di persone questo martedì sera per le strade di Barcellona a sostegno della liberazione dei due Jordi, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, in carcere da 3 mesi, ormai simboli della lotta indipendentista della Catalogna. Intanto, dopo le elezioni del 21 dicembre, due partiti separatisti, Esquerra Repubblicana e Junts per Catalunya, hanno trovato l'accordo per la nomina di Carles Puigdemont alla carica di presidente della Generalitat catalana. Naturalmente su Puigdemont gravano gli interrogativi sul suo esilio forzato a Bruxelles per evitare il mandato d'arresto da Madrid. Questo mercoledì nel frattempo si tiene la prima sessione del Parlamento catalano con l'elezione del Presidente del Parlamento, ma i dubbi sulla politica catalana rimangono dal momento che lo stesso Jordi Sánchez, l'ex vicepresidente Oriol Junqueras e l'ex ministro degli interni Joaquim Forn sono stati eletti ma si trovano in carcere.